Exit poll di queste elezioni europee in Germania. In Germania l'Unione CDU-CSU di Angela Merkel si conferma come il primo partito nelle europee col 27,5% delle preferenze, ma perde il 7,8%. SPD otterrebbe il 15,6% perdendo l'11% e 9%. Successo invece dei Verdi che arrivano al 20,5% con più 9,8% oltre ogni tipo di aspettativa prevista. Diventano quindi il secondo partito della Germania, la AfD invece arriva al 10,5%, un aumento del 3,4% complessivo. Secondo i dati degli exit poll di ARD, i Verdi potrebbero arrivare addirittura al 22% quando alle altre liste la Linke sarebbe al 5,5%, un meno 1,9% rispetto ai dati delle precedenti elezioni, i liberali della FDP al 5,5%, un leggero calo dello 0,6%. I Verdi tedeschi avranno dunque 22 seggi al Parlamento europeo, da come si evince in una rielaborazione della Welt su base degli exit poll, secondo cui all'Europarlamento entreranno anche degli eurodeputati tedeschi del Partito dei Pirati, del Partito Volt e del Partito Animalista, la CDU. In particolare avrà 28 deputati, 22 i Verdi, 15 la SPD. Una vera e propria debacle, stando a quello che è riportato sul web. Oettinger avrebbe detto deludente, in questo modo il commissario dell'UE avrebbe definito i risultati del suo partito alle elezioni europee in Germania, alle TV ARD. Oettinger avrebbe detto che l'unica cosa positiva è che i populisti europei non saranno determinanti. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video, esimi utenti di YouTube, iscrivetevi se vi va, commentate e datemi le vostre opinioni. Un caro saluto a voi e al prossimo video da Leandro alias Narratore Italiano.